Buon lunedì e ben ritrovati con la pagina sportiva su Radio DGS con la terza giornata dei campionati di eccellenza e promozione Girone A. Partiamo dall'eccellenza, sempre all'insegna dell'equilibrio in queste prime giornate, anche se si cominciano a delineare alcune gerarchie. Il San Luca batte la Morrone per 1-0 ed il Locri 3-1 il Bocale. Primi tre punti per lo Scalea grazie alla vittoria per 1-0 sulla Bovalinese, in una partita dove spreca forse troppo e alla fine soffre. A fine gara comunque la soddisfazione di mister Gregoraci dello Scalea e le recriminazioni sull'arbitraggio di mister Panarello della Bovalinese. E tre punti importanti oggi, importanti, ma penso che la mole di gioco si è vista e la Bovalinese non ci ha mai impensieriti. Tre punti meritati, abbiamo, a differenza con la Reggio Med, questa è una partita diversa, questi erano ragazzi tutti giovani che correvano su ogni palla, quindi l'abbiamo interpretata bene, quindi ci godiamo questi tre punti. Oggi va bene che subiamo arbitraggi clamorosi. C'è un'espulsione clamorosa, un mio giocatore che va in aria, viene atterrato, l'arbitro fischia la punizione e non butta fuori il giocatore. Gli ultimi 10 minuti ha fischiato 27 punizioni per lo Scalea da tutti i punti vicino all'area, così non si può andare avanti. Se la società non si fa sentire e la Lega ha deciso di farci retrocedere, è meglio che la società ritiri la squadra, perché così non è calcio. Risultati e classifica di questa terza giornata di eccellenza: Paolana Vigor Lamezia 1-1, Reggio Mediterranea Gallico Catone 0-0, San Biase Cotronei 3-1, San Luca Morrone 1-0, Scalea Bovalinese 1-0, Sersale Soriano 7-2, Isola Caporizzuto Trevisacce 1-0, Locri Bocale 3-0. La classifica al comando: Locri e San Luca con 7 punti, Sersale 6, Reggio Mediterranea, San Biase, Isola Caporizzuto 5, Morrone, Paolana, Scalea 4, Vigor Lamezia, Bovalinese 3, Gallico Catona, Cotronei, Bocale 2, Trebisacce e Soriano 1. Passiamo ora alla promozione Girone A. L'anticipo di sabato vede il Praia Tortora travolgere il San Fili per 3-0. A segno il solito Petrone, ormai una tassa per gli avversari del Praia Tortora. Ai nostri microfoni il suo entusiasmo e la voglia di non porsi limiti. Non ci poniamo limiti, oggi abbiamo fatto un'altra buona prestazione, anche se c'è ancora tantissimo da lavorare, da migliorare, però va bene così, va bene il risultato. Dobbiamo solo continuare su questa strada, impegnarci al 100%, ancora il campionato è lunghissimo, non abbiamo fatto nulla, quindi testa bassa e pedalare. Punteggio pieno e primato in classifica dunque per il Praia Tortora, grazie anche al pari rimediato dal Belvedere sul campo del San Marco. Questo comunque il quadro completo di questa terza giornata. Rogliano Schiavonea 4-0, Praia Tortora San Fili 3-0, Promosport Amantea 0-0, Rossanese Garibaldina 2-1, San Marco Belvedere 1-1, Cutro Cassano 1-5, Acri Caccurese 1-0, Juveniglia Real Sant'Agata 0-0. La classifica dunque: Praia Tortora 9 punti, Cassano e Belvedere 7, Acri e Rossanese 6, Juveniglia 5, Amantea, Real Sant'Agata 4, Rogliano, Gallico Catona, Schiavonea 3, San Fili e San Marco Cutro 2, Caccurese e Promosport 1. Con la pagina sportiva è tutto, grazie per averci seguito.